Abracadabra, tieniti il tuo codice magico, dichiarati innocente e marcirai in galera per tutta la vita. Wow, Caffi! Sei il miglior avvocato del mondo! Come potremmo mai ringraziarti? Ragazzi, avete sentito che cosa vi ho detto? Sarete fuori in 6 mesi. Temo proprio che non sarà possibile, signore. Che cosa? Fare un accordo, signore. Ma di che stai parlando? Non abbiamo fatto niente di male, signore. Solo il nostro dovere. Se ci saranno delle conseguenze, sono pronto ad affrontarle. Ma non mi dichiarerò mai colpevole, signore. Sei stata tua? È stata lei a montarvi la testa? No. Abbiamo un codice, signore. Beh, abracadabra, tieniti il tuo codice magico, dichiarati innocente e marcirai in galera per tutta la vita. Se invece mi ascolti, sarai a casa entro 6 mesi. Fallo, Harold, 6 mesi non sono niente, è una stagione di hockey. Chiedo il permesso di... Parla! Santo cielo! Che facciamo dopo, signore? Quando? Fra 6 mesi saremo congedati con disonore, giusto, signore? È probabile. E poi cosa faremo, signore? Ci siamo arruolati nei Marines perché volevamo vivere secondo un certo codice. E nel corpo l'abbiamo trovato. Ora ci chiede di firmare un pezzo di carta che dice che siamo senza onore. Ci chiede di dire che non siamo dei Marines. Se la corte decide che abbiamo sbagliato, allora accetterò la punizione che mi daranno. Ma io sono convinto che erano il giusto, signore. Ritengo di aver fatto il mio dovere e non disonorerò mai me stesso, il reparto o il corpo per potermene andare a casa entro 6 mesi. Signore. Comandante, vorrei parlare da solo con il vice caporale Dawson per un minuto, per favore. Sergente, andiamo di là, Lauda. Andiamo in un'altra stanza di detenzione. Andrà tutto per il meglio. Siediti. Tu non hai nessuna stima di me, vero? Lascia stare e non rispondermi. Non ha importanza. Ma tu sai che Downey ti venera. Che farà tutto quello che farai tu. E vuoi davvero trascinarlo in un guaio simile per amore di un codice, Harold? Ritiene che fossimo nel giusto? È irrilevante. Ritiene che fossimo nel giusto? Io ritengo che perderete. Lei è un tale vigliacco. Non è possibile che le lascino portare quell'uniforme. Io non mi sentirò mai responsabile del tuo destino. Ho fatto quello che potevo. Passerai a Leavenworth la maggior parte della tua vita e ti dirò di più. Non me ne frega un cazzo. Non si saluta un ufficiale che esce da una stanza, vice caporale? Apri la porta.